Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo video della nuova serie dove cercherò di insegnarvi nella maniera più semplice possibile, più basica possibile e senza ovviamente l'arroganza di pensare di fare di voi dei programmatori semplicemente perché avete un piccolo videocorso, PHP e un pochettino di MySQL. Tutto ciò propedeutico a permettervi di seguire e capire meglio i video che farò più avanti su WordPress, dove andremo a programmare, insomma, dove quelle robettine lì, o comunque anche per comprendere meglio dei video che abbiamo già fatto, dove abbiamo trattato l'argomento. Allora, come vi ho chiesto nel video introduttivo di settimana scorsa, andiamo a lanciare il server che avete installato. In questo caso, vedete, io ho appena lanciato questa versione di MAMP in cui sto lavorando con PHP 7.3. Qualcosa, che mi va benissimo. Dovrò aggiornare, ma al momento non c'ho voglia. È partita ovviamente in automatico la pagina iniziale, che è questa che vediamo qua dietro. Adesso, cliccando su My Website, raggiungerò la lista delle cartelle presenti nella mia cartella htdocs. Per poter lavorare ovviamente in PHP MySQL, come vi ho già detto l'altra volta, dobbiamo andare a passare inevitabilmente per il server, quindi dobbiamo avere tutto al posto giusto e il server avviato. Ergo, prima di iniziare seriamente a fare il lavoro ovviamente di oggi, iscrivetevi al canale se avete piacere, aiutatemi a far crescere questa community, lasciate un bel like al video se vi piace, fatemi tutte le domande del caso nei commenti. Sigla! Bene, allora, partiamo dal presupposto numero 1. Non potrò mostrarvi ovviamente i miei database e le mie cartelle presenti in htdocs, per il semplice motivo che ovviamente ci sono anche nomi e cognomi di clienti e insomma non va bene. No, e non voglio stare qui a oscurare, quindi semplicemente andrò a tagliare le parti che non posso mostrarvi. Ovviamente mi sono creato una cartella esercizio 1, video 1, tipo all'interno di una sezione video, corsi, PHP e compagnia bella, dentro htdocs. Cliccando My Website potrò vedere questa lista degli esercizi e andrò lì a cliccare per lanciare l'anteprima di questa pagina. Quindi, come potete vedere, questo è attualmente il percorso da cui sto lavorando. Su Atom mi sono aperto naturalmente l'esercizio e sono pronto ovviamente adesso a svolgerlo insieme a voi. Allora, oggi come prima lezione, come da titolo, parliamo di variabili di programmazione. In PHP esistono le variabili e le costanti, che vanno a svolgere ovviamente dei ruoli diversi. Che cos'è una variabile? Beh, già ci dice il nome che è un qualcosa che varierà durante l'esecuzione di un processo. D'altro canto, la costante è quindi qualcosa che non andrà a mutare durante l'esecuzione di un processo. In quasi tutti i linguaggi di programmazione che io conosco ci sono le variabili. Le variabili si riconoscono perché iniziano con il simbolo del dollaro. Sono tecnicamente delle etichette a cui viene assegnato un determinato valore che viene eseguito durante lo script, ok? Devono sempre essere scritte in minuscolo per differenziarle dalle costanti. Ciò non vuol dire che se scrivo una variabile in maiuscolo questa non funziona, vuol semplicemente dire che per convenzione le variabili vengono scritte in minuscolo. Non possono contenere un trattino all'interno del loro nome, ma possono contenere l'underscore. Non possono iniziare con un numero, ma possono contenere un numero al loro interno, a meno che queste dinamiche non siano cambiate a mia insaputa. Le variabili possono essere di tipologia stringa, quindi del testo, le variabili possono essere delle variabili intere, quindi dei numeri, e le variabili possono essere dei decimali, quindi semplicemente dei numeri decimali dove al posto della virgola però bisogna utilizzare il punto, perché la virgola in programmazione serve a fare altre cose. L'ultima casistica di variabili che poi andremo ad approfondire in un'altra lezione si chiama array. Gli array altro non sono che dei contenitori di variabili, quindi tutta una sequenza di incastri meravigliosi che vedremo poi strada facendo. In questo primo piccolo esercizio voglio mostrarvi come scrivere un titolo utilizzando la variabile al posto del testo tradizionale. Quindi se io andassi a creare un H1 dove scrivo ciao mondo, nella migliore tradizione di WordPress, vado a salvare. Ovviamente quando ricarico questa pagina, vedete, avrò il mio testo Ciao Mondo. Allora, vediamo un attimino come faccio in programmazione a scrivere la stessa cosa. Beh, la prima cosa che devo fare è ovviamente ricordarmi che l'estensione dei file su cui vado a lavorare deve essere in PHP. Sui file HTML non è possibile scrivere codice di programmazione. Quindi adesso vado ad aprire la sintassi che mi deve contenere PHP, che avrete visto mille volte in altri video che abbiamo fatto dove abbiamo lavorato in WordPress. Minore, punto di domanda PHP, punto di domanda maggiore per chiudere. Qui dentro adesso andrò in primis a definire la mia variabile,
Ok, quindi la prima cosa che dobbiamo fare, che già è diversa rispetto all'HTML, è che prima di stampare una variabile la devo inizializzare. Quindi ho deciso di avere una variabile che chiamerò $title. Utilizzerò l'operatore uguale, che sta a significare assegna o associa un valore a qualcosa. Degli operatori parleremo dopo, ok? Alcuni operatori li conoscerete già sicuramente, quelli matematici ad esempio sono semplicissimi: più, meno, per, diviso, percentuale, meglio noto più come il resto della divisione. Per quanto riguarda invece questi operatori, ne parliamo alla fine del video. Assegno il mio contenuto alla variabile. Variabile di tipologia stringa, quindi apici, scrivo ciao mondo, punto e virgola, che in tutti i linguaggi di programmazione va a definire la chiusura dello script, ok? Se salvo e vado a ricaricare la pagina, non succederà un benemerito. Perché? Perché le variabili vanno inizializzate e poi successivamente mandate in stampa. Per mandare in stampa una variabile dobbiamo creare un costrutto utilizzando questa istruzione echo $title. Se lo scrivo giusto, aiuta. Salvo, ricarico e adesso potrò vedere il testo della mia variabile ciao mondo, ok? Come potete vedere però è assolutamente privo di formattazione. Come posso inserire la formattazione all'interno di questa variabile? Beh, ci sono metodi diversi per farlo. WordPress tende ad aprire e chiudere costantemente più volte all'interno degli script o dei processi o delle pagine la dicitura di PHP, stampare quello che serve e richiudere. La logica è che l'HTML si interfaccia perfettamente con PHP, quindi ci permette di andare a mettere insieme i codici in maniera semplicissima. Scrivo HTML, chiudo, spezzo, apro PHP, richiudo HTML e avanti col Cristo. È tutto un apri, chiudi, apri, chiudi. In questo caso, per esempio, la dicitura più semplice sarebbe quella di andare a aprire e chiudere l'H1 e fargli contenere la nostra struttura. Ok? Vi ricordo che PHP è un linguaggio di programmazione server side, lato server. Infatti, se noi adesso andiamo a vedere la sorgente di questa pagina, non vedremo una sola riga del codice di programmazione che abbiamo scritto, perché PHP, Hypertext Preprocessor, processa e ci restituisce HTML eseguito, come in questo caso. Allora, le variabili possono essere inizializzate una volta e stampate tutte le volte che ci serve all'occorrenza. Quindi, in quali altri modi possiamo andare a stampare questa variabile in maniera utile? Vediamo almeno altri due metodi utili alla causa. Allora, il primo metodo è quello sicuramente più semplice sotto un certo punto di vista. Nel mio costrutto vado a definire all'interno dei doppi apici il marcatore HTML, la variabile e la chiusura del marcatore HTML. Vediamo infatti che PHP è perfettamente in grado, lo vedete anche dai colori, di distinguere i marcatori HTML da quella che è la variabile da esplodere, come si dice. E il nostro terzo H1 è fatto. Oppure con l'ausilio dei singoli o doppi apici, poi dovremo capire la differenza, potremmo creare una struttura dove, grazie al punto che fa da concatenatore, andiamo a fare una distinzione tra quello che è il codice HTML e quella che è la variabile da esplodere. Per lo stesso presupposto, vorrei mostrarvi invece qual è la differenza tra il singolo e il doppio apice, quelli che normalmente chiamate l'apostrofo e le virgolette, che qualsiasi programmatore si suicida ogni volta che sente questi concetti messi giù così. Quelli si chiamano singolo e doppio apice e, come potete vedere, se uso singolo apice nella stessa struttura alla riga 19, Atom non mi colora la variabile. Perché? Perché il singolo apice non è in grado di esplodere la variabile, quindi tratterà il mio argomento come fosse una semplice stringa di testo. Infatti vedete che la scritta che è apparsa è $title. Non ho esploso la variabile. Tutto questo ambaradan ovviamente è statico, perché l'utilizzo di variabili non rende la struttura dinamica. Quando è che una variabile diventa dinamica? Nel momento in cui il suo contenuto non è scritto, ma arriva da un format HTML magari presente in un'altra pagina. Quindi io potrei avere una sezione dove vado a scrivere inserisci il tuo titolo,
quando premo invio, questo titolo viene riversato qui, ok, e la variabile viene riempita e stampata di conseguenza. Esercizio che magari faremo in una delle prossime lezioni. Ultima e non ultima cosa molto importante è la presenza di doppi apici che possono essere interpretati come chiusura di un costrutto, generando di conseguenza un problema. Immaginate infatti se noi avessimo la necessità anche solo di andare ad inserire una classe a questo, ci andremo a scontrare, vedete già Atom ce lo sta segnalando, con un errore di sintassi, una chiusura inaspettata. Perché? Perché i doppi apici presenti all'interno ovviamente dell'accoppiata attributo valore HTML vengono interpretati come chiusura del costrutto iniziale. Per poter evitare questo, possiamo utilizzare uno strumento di escape, il backslash, che ci permette di bypassare tutti quei doppi apici che non devono essere interpretati come chiusura del costrutto. Naturalmente possiamo lasciare dei commenti anche in PHP. Per lasciare dei commenti in PHP possiamo usare questa formula del doppio slash per i commenti in una riga oppure, se dobbiamo commentare più righe, possiamo utilizzare la stessa formula del foglio di stile slash asterisco asterisco slash. Terminiamo, come detto prima, parlando degli operatori. Gli operatori sono molto importanti nel mondo della programmazione. Abbiamo l'operatore uguale, associa, assegna. Abbiamo l'operatore col doppio uguale, che vedremo quando faremo le condizioni dei flussi, che vuol dire confronta. Avremo tre uguali, uno a fianco all'altro, che stanno ad indicare un confronto dello stesso tipo, meglio noto come identico, che vi spiegherò più avanti. Abbiamo gli operatori di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e resto della divisione. Abbiamo l'operatore di negazione, il punto esclamativo not. Abbiamo il maggiore, maggiore di, maggiore uguale, minore di, minore uguale. Abbiamo gli incrementi, più più e compagnia bella, che vedremo nei cicli. Abbiamo il punto uguale, che sta a indicare una segnazione concatenata, e anche questo l'andremo a vedere in un'altra lezione. E per finire, quelli più generici che possiamo usare, abbiamo AND e OR, che vanno a definire quello che, dico, che già il nome in inglese dice. Questo è questo o questo. E cercheremo di capire anche in questo caso a cosa ci possono servire. Bene ragazzi, per questa prima lezione è tutto. Come da programma vediamo un po'. La prossima settimana parliamo di array e andiamo a vedere cosa sono queste strutture multidimensionali molto utilizzate da WordPress e molto utili nel mondo della programmazione. Io vi saluto e vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. See you next time!